Un cordiale saluto ai telespettatori di RTC Quarta Rete e benvenuti ad una nuova puntata del Vangelo della Domenica. Questa settimana abbiamo ripreso a girare per le parrocchie della diocesi di Amalfi Cava dei Tirreni e abbiamo fatto tappa con le nostre telecamere nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata dell'omonima frazione di Cava dei Tirreni e siamo in compagnia del parroco Don Linus. Benvenuti cari ascoltatori alla nostra parrocchia. Questa chiesa Santissima Annunziata è gemita della chiesa di Santa Maria Toro, quindi non possiamo parlare di questa chiesa senza di riferire a Santa Maria Toro. La prima chiesa edificata fosse intorno a 937, che derivò il suo nome dalla posizione. Toro in latino che significa attura. All'epoca questa era la chiesa per tutta la comunità. La chiesa di Santa Maria Toro venne a trovarsi in posizione fortemente decentrata rispetto al centro abitato. E nei primi anni del 1500 gli abitanti dei quartieri inferiori non si adattarono più a salire la collina. Pensarono perciò di fondare una nuova chiesa nel centro del villaggio. La dedicarono all'Annunziata. A tal nome fu ben presto assunto dall'interno villaggio circostante. Questa chiesa venne fondata nel luogo detto Ali Curti, che si trovava a centro del Casale, su richiesta dei parroci Nicola Franco ed Antonio Papa. Accolta con decreto del 5 febbraio 1506 dell'abate Michele de Tarsia, che benedisse la prima pietra. La chiesa viene poi consacrata dal vescovo di Cava, che era Tommaso Sanfelice, con rito solenne il 21 luglio nel 1538. In questa chiesa c'è la sedia della confraternita di San Andrea. La chiesa è di oggi sotto la guida dei padri vocazionisti. Questa parrocchia di oggi ha circa 1700 abitanti. Abbiamo tanti bambini, tanti giovani in questa parrocchia, che dimostra la speranza di una futura molto bella per la crescita della fede in questa zona dell'Annunziata. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: Ecco lo sposo, andateli incontro. Allora tutte quelle vergini si addestarono e preparano le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi.
Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui nella nozze, e porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliatevi dunque, perché non sapete né giorno né l'ora». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuto a questa domenica, 32esima domenica nel tempo ordinario, in questo anno liturgico A. Come sapete, che ogni fine d'anno liturgico, la Chiesa ci porta man per mano a conoscere gli eventi escatologici per farci preparare per il giorno del Signore, l'ultimo giorno, quando ognuno di noi andiamo incontro a nostro Signore. In questa domenica, nel Vangelo di Matteo, ci porta questa parabola dei 10 vergini, e questi 10 vergini rappresentano tutti i battezzati nel Cristo. 5 di loro sono sagge e 5 sono storte. Allora, che cosa ci vuole presentare questo Vangelo? La prima cosa è che tutti noi siamo chiamati a una vocazione e ci siamo messi in cammino verso il nostro Signore, perché la nostra destinazione è di incontrare il nostro Signore, lo Sposo. E la Chiesa, con lo Sposo, avrà un banchetto all'ultimo giorno. Quindi ognuno di noi siamo chiamati ad andare a partecipare a questo banchetto. Allora, ritorniamo a questa parabola. San Matteo ci vuole presentare questi 5 vergini sagge che hanno preparato le loro lampade. Questo significa che all'inizio, prima di partire, hanno preparato bene per incontrare lo Sposo e hanno fisso il loro sguardo all'incontro allo Sposo, non solo alla festa di banchetto. Mentre 5 vergini storte hanno preparato solo per la festa, ma non hanno preparato per l'incontro con lo Sposo. Quindi, durante un cammino, quando lo Sposo tardava, hanno mancato l'olio. Ma prima di questo, io vorrei dire che durante questo incontro, che significa durante questo cammino, ci sarà anche qualche difficoltà, come al solito noi incontriamo nella nostra vita cristiana. Ci verranno anche le difficoltà, ci verranno anche le distrazioni, e questo è venuto come a loro come il sogno. Ognuno di loro si addormentarono. Allora, alla fine, quando è venuto lo Sposo, si alzarono tutte e 10 vergini per andare incontro. I 5 vergini saggi e prudenti, perché hanno preparato all'inizio, non mancavano l'olio, perché hanno anche preso l'olio con loro. Mentre 5 vergini storte hanno mancato l'olio perché non hanno preparato bene per questo incontro con lo Sposo. Ecco, mentre le 5 vergini entrano nel Regno di Dio per partecipare al banchetto con lo Sposo, le 5
vergini stolte sono andate a comprare l'olio e la porta fu chiusa. Allora, carissimi, quest'olio che cosa significa? Quest'olio significa la forza spirituale, l'intimità con il Signore, nella relazione con il Signore, che deve essere forte, non deve mancare, perché se si manca, la luce che ci accompagna in questo cammino spegnerà. Ma se noi prendiamo o abbiamo questa forza dello Spirito Santo, abbiamo un'intima relazione con il nostro Signore, non possiamo mancare la luce nel nostro cammino. Quindi, alla fine, il Signore, lo Sposo, che è Gesù Cristo, ci anche dirà che non ci conosce, perché non abbiamo fatto la preparazione meritevole di incontrarlo. Quindi, carissimi, questa domenica ci fa riflettere nel nostro cammino, come stiamo preparando per gli eventi dell'ultimo giorno, come stiamo preparando la nostra vita, come stiamo affrontando le nostre difficoltà quotidiane, come stiamo affrontando anche le tribolazioni che ci avvengono ogni giorno nella nostra vita, come stiamo affrontando anche le debolezze della nostra vita, per superarli, per essere degni di partecipare a questo banchetto. Quindi noi dobbiamo anche chiedere a Gesù, lo Sposo che ci ha invitato a questo banchetto, di donarci la forza e la saggezza come questi 5 vergini che sono saggi e prudenti. Chiediamo, Signore, donaci la forza di essere in grado di prepararci bene per questo incontro. Aiutaci a fissare il nostro sguardo a Te, che Tu sei il nostro Signore, lo Sposo che ci darà la felicità eterna. Perché questo banchetto con il Signore è un banchetto della pienezza della gioia del Signore. Quindi, cari fratelli e sorelle, in questa domenica ci ha invitato di riflettere, di fare una buona riflessione. Quindi chiediamo al Signore Gesù, aiutaci ad essere sempre pronti, perché non sappiamo l'ora e non sappiamo il giorno quando arriverà la fine della nostra vita. Chiediamo al Signore, aiutaci ad essere pronti come i figli della luce, come i figli del regno, affinché alla fine possiamo anche noi entrare nel regno di Dio, dove ci vedremo e incontreremo il Signore Gesù, lo Sposo che viene. Sia lodato Gesù Cristo.